Buongiorno, buongiorno a tutti e bentornati qui su Gaming Galaxy, il vostro portale di intrattenimento preferito per quanto riguarda build, guide e info varie ed eventuali sui vostri giochi preferiti. Abbiamo un piccolissimo annuncio, anzi ho un piccolissimo annuncio riguardo Anthem, ma andiamo subito a scoprire qual è. Non è un segreto che Anthem abbia avuto un lancio parecchio approssimativo, diventando praticamente il poster di un lancio di un gioco fallito. È diventato rapidamente uno dei giochi BioWare più stroncati dell'azienda. Quindi, solo secondo ad un gioco per cellulare. È una roba orribile. Poco dopo l'uscita è stato rivelato che molto di quello che avevamo visto di Anthem durante il trailer alle 3 del 2017 era in gran parte falso. Lo sviluppo di Anthem non era iniziato e non è iniziato fino agli ultimi 18 mesi prima del suo lancio, con le ultime parti ovviamente molto buttate a caso e affrettate. Il piano da allora, a quanto pare, era tentare, almeno è stato tentare, di ribaltare il gioco riprendendolo, chiamandolo Anthem Next o Anthem 2.0. Ho fatto parecchi video perché il blog di BioWare è stato aggiornato appunto per questo. Ma lo sviluppo su questo titolo, o meglio su questo nuovo titolo, è stato fatto e portato avanti da un team di 30 persone. E ovviamente c'è stato anche un recente silenzio, parecchio silenzio, che ha fatto preoccupare praticamente tutti. Un nuovo rapporto di Bloomberg ora indica che il destino di Anthem sarà deciso molto molto presto. EA infatti terrà un incontro questa settimana, quindi la settimana dell'8 febbraio, per decidere se continuare o meno lo sviluppo di Anthem Next. Per dirla tutta, se metterà l'ultimo chiodo alla sua bara. Sebbene alcune delle modifiche per Anthem Next siano state rivelate, non si sa ancora molto in realtà del progetto. Il produttore esecutivo Christian Daly lo ha spiegato solo poche volte l'anno scorso tramite il blog che dicevo prima, e questo prima che Daly stesso passasse a Dragon Age 4. Da allora, una volta che Daly ha salutato alcuni dei suoi colleghi che se ne sono andati da BioWare e lui stesso è passato a Dragon Age 4, c'è stato il silenzio più totale. EA quindi prenderà la sua decisione guardando l'ultima versione del gioco, quindi quello che è stato fatto fino adesso da queste 30 persone, e sembra che la scelta specifica sarà se investire e quindi espandere il team di 30 uomini per il progetto oppure abbandonarlo per tutto. Secondo la fonte di Bloomberg, il lavoro continuo su Anthem Next dovrà almeno triplicare di dimensioni e ovviamente triplicare la squadra che ci sta lavorando sopra per creare nuovi contenuti e continuare a modificare le attuali meccaniche che sì, sono state modificate, ma sono state comunque modificate da 30 persone. Dal punto di vista dell'editore è difficile dire in che modo potrebbero approcciarsi ad Anthem. Ci sono molti fattori coinvolti, incluso il budget, ovviamente, che è la prima regola e la prima cosa che EA andrà a guardare, se continuare o meno lo sviluppo di Anthem Next, che è comunque un titolo che è stato accolto male e che sicuramente non è stata presa benissimo da EA stessa, che ricordiamolo, comunque la colpa è sempre e comunque stata di EA, che ha affrettato il tutto. Quindi il futuro di Anthem è più incerto e se verranno annunciati o meno i risultati di questo incontro è ancora più incerto. Quindi, con molti che mettono in dubbio il futuro di Anthem, sembra che questo incontro possa essere quello che, ripeto, metterà un chiodo alla bara oppure ridarà speranza come una fenice. Ma la comunicazione, ovviamente, su questo argomento sarà tutta un'altra storia, quindi non si sa se verrà dato oppure no. E EA ci lascerà con l'amo, diciamo, appeso alla bocca per questa notizia. Speriamo di no, ovviamente, speriamo che ci diano notizie al più presto per capire se chiudere o meno il tutto. E noi ci rivediamo alla prossima volta. GG a tutti quanti.